Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci di nuovo qui con Child of Light e riprendiamo la nostra avventura. Era rimasto, ecco appunto, da sbloccare questo passaggio e andiamo avanti. Dobbiamo recuperare assolutamente il sole per liberare il padre di Aurora, diciamo, dall'inganno della matrigna Umbra che l'ha fregato, diciamo. Eccoci qui, questo sembra una nuova zona. Questa porta raggiunge il Palazzo del Sole, perfetto. Mai era stata serrata fin dagli albori. Nel blu qualche indizio vediamo? Beh, lì ci sono i quattro esploratori. Mi sa che qui ci serve di nuovo Iniculus. La tenebra questa porta è riuscita a sigillare. Per aprirla terminiamo l'eclissi. Allora, un attimo. Uè, vi fermate o no? Dunque, vediamo intanto se... No, Iniculus non ci serve, diciamo. Allora, che ci sia la soluzione da quest'altra parte? No, però Iniculus mi sa che serve, sì. Io tra l'altro spero che la serie vi stia, diciamo, intrigando, perché comunque è una bella storia, una bella favola. E siamo già andati, credo, parecchio avanti. Dovremmo essere a un punto molto avanzato della storia. Allora. Ah, ecco, vedi. Cosa possiamo fare? Che vada qua? Deve esserci qualcosa di sbagliato. Eh già. Forse c'è un ordine come in un canto. Aia. Se c'è l'ordine siamo fregati. Questo? No, ho finito le energie. Allora, proviamo a mettere questa cosa qua. No, anche questo è sbagliato. Allora, proviamo prima questo. Uno. Perfetto, il primo si è acceso. Il cammino dell'eclissi è quello che va preso. Bene. Ah, quindi dobbiamo proseguire nell'ordine, diciamo, crescente dell'eclissi. Questo è lo spicchio più sottile. Quello un po' più grande sembra essere questo. Vediamo. Sì. Poi quest'altro, direi, che è un pochino più grande. Questo. Dove va? Qua. Ah, qua sopra. No. Allora, recuperiamo un po' di energia per Iniculus. Dunque, due li abbiamo messi. Manca... Credo sia... Questo, sì. Ah, ecco. E l'ultimo. Vediamo. Bene. Passaggio aperto. Ok. Direi che possiamo andare al Palazzo del Sole, via. Vediamo che cosa ci aspetta da queste parti. Dunque, c'è una piccola deviazione subito qui. Centrino grezzo, lì c'è il fantasmino. Stai lì, stai lì. Vediamo solo... Ah, c'è una leva da tirare lì, però.
No, ma ci servirà per forza tirare quella leva, quindi dobbiamo far fuori subito questo nemico, perché sennò ci intralcia. Ah, c'è una new entry, un golem. Cos'è? Una specie di... Allora. No, farei entrare Aurora e le farei dare un bel colpo di luce di stelle qua. Ah, ma tocca subito all'altro. Chiamiamo Genva. Per adesso stai in difesa. Cavolo. La luce di stelle su tutti e due e sbattiamoli indietro tutti e due, va? Visto che... No, cavolo. Allora. Dunque, dobbiamo assolutamente rallentare questo. Eh no, però. Adesso basta, eh. Battiamo indietro quello che è più veloce di tutti. Ecco, beccatevi un po' questo. Allora, sostituiamo, facciamo entrare Rubella, dov'è? Al posto di Aurora, va? È meglio difendersi. Perfetto. Vai. A sbatterli indietro tutti e due. No, è troppo veloce questo. No, curiamo Jen. Aia. Bene. Proviamo a superarlo. Ok. E vediamo se riusciamo a sbatterli indietro tutti e due. Vai. Allora, sostituzione. Proviamo a far entrare Robert. Vai con la pioggia di frecce. No, dobbiamo recuperare... Non abbiamo più desideri da raccogliere. Va bene. E niente. Aia. Proviamo a paralizzare magari uno dei due amiconi qua, va? Stai bene lì. Proviamo la pioggia di frecce, rallentiamo quel nemico, sì. Allora, aumentiamo un po' di velocità Robert. Non ce la facciamo, difesa. Adesso ce la dovremmo fare. Proviamo a rallentarli tutti e due, ce la facciamo.
Oh, un andato. A questo punto ci vogliono le maniere forti. O Angus fa a caso nostro. Tiè. Bene. Ok, un po' di level up. Vai, un'altra ametista. E allora, Son Gem, perché sei sì triste? Ma no, è solo il trucco, non troppo resiste. E sotto quel trucco di che umore sei? Non triste, ma disperato, apparirei. Ma ti sono morti i genitori? Oltre alla tristezza, nulla mi viene fuori. Per la tua famiglia mi spiace proprio tanto. Mi sono rassegnata, è il mio passato soltanto. Allora, qui possiamo azionare questa leva che sbloccherà l'altro passaggio. Via, proviamo a passarli tutti e due. Via uno e due. Ok, siamo dall'altro lato. Adesso abbiamo, ah, questo assolutamente da raccogliere, fantasma svolazzante, lo possiamo lasciar stare lì, oggetto, e ci ha fregato. Oh, cosa abbiamo qua? Sostituzione. Vai Robert. Non ce la facciamo, dobbiamo difenderci. Vai. E magari vai con la pioggia di frecce per tutti e tre. Sostituzione, chiamerei Finn perché ci serve una bella magia tripla qui, va? Proviamo il fuoco su tutti e tre, ce la possiamo fare. Ce la possiamo? Non ce la possiamo fare. Ci ha interrotto pure. Bene, ci hanno interrotto di nuovo. Ah, resistente al fuoco. Vulnerabile al fulmine però, eh. Abbiamo scoperto un'altra cosa e ci ha anche paralizzato. Curiamo un po' Robert magari. Il mago come al solito è messo male. Sostituzione. Rubella entra in campo. E direi che potrebbe curare il buon mago. Vai, un'altra bordata ci dobbiamo prendere. Il problema sono questi due che sono parecchio veloci nell'attaccare. Non so, ci possiamo provare, però. Proviamo il monsone triplo, no. Bravissima Rubella. Sostituzione, rientra. Non so, Robert come è messo? Sì, abbastanza bene. Proviamo la pioggia di frecce. Ok. Bene. Tocca di nuovo allora. Curiamo un po' il mago. Aia. Possiamo provare questa magia e poi richiamiamo di nuovo Rubella. Direi che potrebbe curare il buon mago. Vai con la pipa. Niente, il fuoco non è efficace.
Dunque, recuperiamo un po' di desideri qui. Ok. Armatura. Folgoriamolo, va. Oh. Ecco. Basta, proviamo di nuovo a chiamare Robert. Intanto facciamo rientrare poi Rubella dopo. No, difendiamoci. Anzi, curiamolo pure. No? Ah, ecco. Perfetto. E allora Aurora qui va. Entra un po' tu. Fai un bel fendente più su tutti e due. No, non ce la facciamo. Uno è andato. Allora... vai col golem. Bene. Uomo di pietra, potessi essere forte come te, ma io sono debole, sola, e parte di me ho perduto. Siamo tutti incompleti, o a tutti manca un pezzo. Ma non soli, tutti siamo intenti, l'hai veduto. A compiere la missione, io lo so. Grazie, ora un po' meglio sto. Allora. Niente, dovevamo andare da questo lato. Rubino. E poi... c'era ancora qualcos'altro forse che dovevamo recuperare sotto, mi pare. Riusciamo a non farci beccare. Perfetto, via, via, via. Ok, ci siamo fatti fregare stavolta. E dobbiamo proseguire su. Stiamo attenti alle trappole, vai. Ok. Oh, quanti sono? Blocchiamoli un attimo. Ok. Attenzione. Qui c'è un oggetto. Vediamo di passargli alle spalle se riusciamo. No, non ce l'abbiamo fatta. Bene. Facciamo un fendente più su tutti e tre. No. Bravissima. Vai con lo schianto. Ok. Ce la facciamo, dobbiamo difenderci. Andiamo di nuovo col fendente più, va? Proviamo a paralizzare questo nemico qua che è velocissimo. Andiamo un po' Aurora. Abbiamo finito di nuovo la
la barra dell'energia di Nikolus. Allora, non so se ce la facciamo, però proviamo con un fendente più veloce. L'abbiamo interrotto, però ce l'ha fregato. Pure qui il golem è messo male. Bravissimo. Proviamo a schiantare questo che è messo male, mi sembra. Bene. Vai con un super fendente, va. No. Brava. Corazzato. Sostituzione. Entra Rubella. Colpo su questo fantasmino che ha schivato. Aia. Proviamola un po' così. Proviamo a interrompere questo golem qua. Sì. No, ha schivato. Ok, per un pelo è viva. Direi che la cura è la soluzione ideale. Ok, siamo in ritardo, quindi dobbiamo difenderci. Attenzione. Auto pura, grandissima. E allora, adesso basta, facciamo rientrare Robert. Ci vuole un attacco che vada bene per tutti. Sì, Rubella può entrare e curare Robert. Peccato che non riusciamo a interromperli. Allora, curati da sola e Robert vai con l'attacco multiplo. Niente, quel golem lì si sta rinforzando sempre di più. Non so se ce la facciamo, proviamo a dare un colpetto a questo. Sì. Forse Rubella riesce a superarlo. Sì. Torno un po' indietro. Sostituzione, rientra Oengus, facciamo qualche attacco potente, va. Proviamo il taglio Kategida. Ecco, l'ho beccato proprio noi. Vai. Basta con questi contrattacchi. Oh. Rubella si deve curare. Non gliela facciamo, quindi attacchiamoci. Adesso basta, chiamiamo anche il golem, facciamo degli attacchi cattivi, però dobbiamo curarlo, quindi abbiamo bisogno un attimo di Rubella per curare il golem. Colpo.
vulnerabile al fulmine, però è resistente. Proviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta a superarlo. Basta. Ok, finalmente. Ancora qualche livello in avanti. Ok. Va bene. Va bene ragazzi, io mi fermo qui con questo gameplay e proseguiremo in mezzo a tutti questi trappoloni che vediamo qui davanti con il prossimo video. Ciao a tutti!